Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andremo a fare qualcosa di particolare perché vi parlerò degli acquisti che ho fatto durante la quarantena. Fatemi sapere poi giù nei commenti quello che voi avete acquistato, se avete fatto acquisti. Adesso vi mostro quello che ho preso io. Prima di iniziare vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram e se vi va lasciate un mi piace e un commento. Se volete vedere come ho realizzato questo make-up, tra qualche giorno caricherò il mio tutorial sul mio profilo Instagram che vi lascio sempre giù in descrizione. Comunque direi di cominciare. Io ho fatto un po' di acquisti su Shein, o come si pronuncia, e anche su Sephora. Ho preso un po' di maschere. Il tanto discusso primer di Milk, la palettina di Huda Beauty, una delle pastel delle nuove uscite. Allora, per quanto riguarda Shein, adesso vi mostrerò quello che ho acquistato e qui accanto a me, tra una delle due parti, lascerò una clip di come mi stanno i vestiti. Questa magliettina che ho addosso oggi, che comunque l'adoro, è molto figa, è così, arriva fino a qui più o meno. L'ho acquistata appunto sempre su Shein. In caso, come vi ho già detto, vi lascio sempre qui anche i prezzi. Ok, allora direi di andare avanti. Poi, oltre a questa magliettina, ho preso anche un completino. Allora, io per acquistare su Shein mi sono affidata molto ai commenti, siccome c'è una sezione dedicata alle foto, che la gente che acquista mette le foto di come gli stanno i vestiti o i costumi, quel che sia. E io ho visto molto, mi sono affidata molto a quei commentini lì, quindi vedevo un po' come stavano alle persone che l'hanno acquistato, se mi potesse piacere o meno. Io, per quanto riguarda le taglie, ho preso tutta una S e sono stata fortunata che comunque è andato tutto benissimo. Per quanto riguarda la spedizione, ci è impiegato un pochino, tipo 3 settimane e mezzo, perché comunque, vista la situazione, anche normale e comprensibile. Quello che vedete in questo video non è tutto perché mi dovrebbe arrivare un altro pacco, però non so quando arriverà perché sono passate 2 settimane da quando ho fatto l'ordine, però ancora non mi è arrivata la mail che è partito, quindi non lo so quando mi arriverà. In caso seguitemi su Instagram che vi tengo aggiornati lì nelle stories. Allora, questo è un completino che è composto da pantaloncino e maglietta. Ecco qui. E a me piace tantissimo, il tessuto è ottimo, vestono bene. Nei completini ovviamente c'è sempre qualcosa che non va, nel senso, può essere che il pantaloncino sia più grande o la magliettina più piccola o viceversa. Io sono stata fortunata col pantaloncino, cioè è ottimo, io ho preso sempre la S, mentre per quanto riguarda la magliettina è un pochino stretta qui nelle maniche, però penso che col passare del tempo un pochino si allarghi. Poi ho preso questo set di pigiami che adoro, che è composto da questo, questa è la canottiera, poi il pantaloncino. Mi piace tantissimo la fantasia perché mi ricorda tanto la fantasia che si trova con un'altra marca che ben conosciamo tutti. Poi la camicetta, fatta così, vedete? Il pantalone, sono in raso. Comunque la qualità è ottima per l'estate, sono molto freschi come materiale. E poi, come appunto già vi dicevo, la magliettina che ho addosso. Questo è tutto quello che ho preso per quanto riguarda il vestiario. Poi ho preso anche questi orecchini bellissimi, vi faccio vedere, che li ho acquistati appunto per l'estate perché ho pensato, perché no? Sono fighi, sono carini, hanno le conchiglie, le stelline, troppo belli. Questi ancora non li ho indossati, però secondo me sono top. Poi ho preso, io come sempre spero che la macchina fotografica stia mettendo fuoco. Ho preso questo portafoglio che in realtà mi ha stupita perché nelle foto si vedeva solamente il davanti, mi sembrava che ci fossero solamente 4 tasche per le tessere, invece no, ce ne sono in totale 8, quindi è fantastico. Che l'ho preso appunto per le borsette, quelle piccoline estive, così qua si mettono le monetine e le carte, perfetto. E poi un paio di occhiali che li ho presi così per scherzare, anche per il mare, che
Sono così. Cioè, troppo troppo fighi, adoro. Allora, mi pare che per quanto riguarda Shane ho finito. Ah no, c'è un'altra cosa. Allora, vi chiedo scusa se ci sono alcune parti che non sono messe a fuoco, però da lì sembra di sì, poi vado a controllare e non è così. Infatti è la seconda volta che rigiro tutta questa parte, spero che questa volta sia messo a fuoco. Dicevo che come ultimo acquisto che ho fatto da Shane ho preso questo tappetino per il lavaggio dei pennelli, che io già ne avevo uno di Y quando ero piccolino. Questo è l'unico che mi ha un po' delusa, perché appunto dai commenti e dalla foto pensavo fosse più grande, invece è veramente mini, cioè ci sta in una mano. Però dai, alla fine rispetto a quello che ho è più grande, quello che ho io fate conto che è tipo così, quindi già è buono, però vabbè dai, meglio di niente. Come vi ho già detto, io mi sono trovata benissimo. Ciao a tutti, sono la Sara della Eating. In realtà quello non è l'ultimo acquisto. L'ultimo acquisto fatto su Shein è la tenda che vedete dietro di me, pagata 4 euro. Acquistare su questo sito. Poi ho fatto altri acquisti su Sephora. Da Sephora ho preso le maschere, perché io con queste maschere qua mi trovo benissimo. Ho preso 4 maschere viso, qua ne vedete 3 perché una l'ho fatta ieri, che ho fatto quell'altra al cocco, che mi sono trovata benissimo, è ottima, se amate il cocco ve la consiglio, perché comunque mentre la stendete, mentre ce l'avete su 15 minuti vi rilassate, che marò, veramente top, io 15 minuti relax, perché sentite questo profumo del cocco che vi assalta, vi avvolge, e vi rilassate. Poi quando la togliete avete la pelle abbastanza morbida e luminosa, quindi questa top, sicuramente la riacquisterò. E poi comunque il prodotto che c'è nella maschera in tessuto ce n'è un bel po', è bella imbevuta di prodotto, quindi quando l'ho tolta poi quello che è rimasto l'ho spalmato sul viso e sul collo. Poi ho preso altre maschere del contorno occhi, queste qua le utilizzo da anni, mi sono sempre piaciute, e questa qui invece per quanto riguarda le labbra, che ho letto dei commenti molto positivi, ho visto che anche alcune influencer che seguo l'hanno consigliata perché dicono che è veramente ottima, quindi la proverò. E poi ho preso anche questo primer, che è un primer idratante di Milk, che ho visto che online ne parlano tutti benissimo, quindi l'ho voluto acquistare per testarlo. Ancora non l'ho testato perché chi mi segue su Instagram sa che ho avuto un'irritazione allergica al viso, quindi non mi sono truccata per tipo 2 settimane, oggi è la seconda volta che mi trucco, però ancora non l'ho testato, quindi appena posso, penso settimana prossima, lo testo e vi farò sapere sempre nelle stories. E spero che sia appunto idratante come dice, perché io avendo una pelle abbastanza secca o sono sempre alla ricerca di prodotti che idratino bene la pelle sia prima del make up che dopo, per avere una base perfetta. E poi avevo acquistato quando era uscita la palette di Huda Beauty, una delle 3, la pastel. Io ho preso questa qui rosa, che come ben sapete, se avete visto il video in cui la provo, che ve lo lascio qui su, e non mi è piaciuta perché appunto per 30 euro potevo acquistarne un'altra o le altre, per esempio l'Obsession, quelle mi piacciono tantissimo, cioè ne ho 2 e mi trovo benissimo. E la cosa buona di queste qua sono solamente gli shimmer, però ovviamente capite bene che 30 euro per solo gli shimmer e me ne prendo un'altra. E niente, questa qui ci ho fatto anche dei video su Instagram. E mi pare che ho finito tutto, sì, non ho nient'altro da rivedere per quanto riguarda gli acquisti. Ho fatto un ordine anche su Morphe, che non so quando mi arriverà, perché io in realtà volevo fare un video tutto insieme, farvi vedere quelli di Shein, come si pronuncia, quelli di Sephora e di Morphe. Però alla fine quello di Morphe non so appunto quando mi arriverà, perché ho fatto l'ordine 2 settimane fa e ancora non mi è arrivata la mail che il pacco è stato spedito. Quindi appena mi arriva vi faccio l'unboxing su Instagram nelle stories. E niente, io spero che comunque vi abbia tenuto un po' di compagnia, che vi sia stata utile soprattutto per quanto riguarda acquistare sul sito Shein. Vi do un grande abbraccio, un saluto. Spero che voi siate tornati un pochino alla normalità, come state prendendo questa seconda fase. Ovviamente rispettate le regole, perché è molto importante per poter tornare alla normalità completamente, del tutto, speriamo presto. E niente, io vi ricordo sempre di seguirmi su Instagram, che lì ovviamente sono molto più attiva,
di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale, che è gratuito. Ciao!